questo magazzino. Poi abbiamo il lotto che si parlava prima, appunto, che è quello di Via d'Oro. Purtroppo questo lotto è rimasto per parecchio tempo di proprietà del comune, non ci sono state grosse richieste e vista anche la, diciamo così, la crisi in cui versa il settore edilizio, lasciamo ancora 180 che era il valore originale, poteva, diciamo così, poteva essere meno fruibile, quindi viene spostato a 170-180. Sperando che questa generazione con bando pubblico sia, diciamo così, evasa, quindi ci sia qualche interesse in più rispetto a prima. C'è anche un'idea che riguarda questo discorso che aveva accennato prima il sindaco, cioè di favorire anche qualche impresa locale nel caso di aggiudicazione di questo lotto, magari trovando un qualche altro tipo di lavoro per una forma migliore, ma questo lo faremo solo all'azienda. Chiaro che se il privato arriva con 150 di euro, noi accettiamo un contratto a così buono. Abbiamo poi un registro stradale, il sito in via Fontana, adiacente alla ditta Coca-Cola. Sapete che un primo pezzo di strada, qui parliamo di quella strada che andava verso Calcinaro praticamente, un primo pezzo di strada è stata una richiesta appunto della Coca-Cola, è stato venduto. Questo si tratta del tratto di strada che va, diciamo così, verso la statale, cioè il completamento di quella strada, sempre quella strada, solo che è l'ultimo pezzo, e andiamo a dare un valore di 45.360 e l'alienazione verrà fatta per cooperativa privata, anche perché anche qui renti, come nell'altro caso, facciamo fatica, visto che è una strada che non porta da nessuna parte, purtroppo, se non ha altre cose. Poi abbiamo un'area stradale sita in via Fontana di fronte alla ditta Innova e qui c'era stata una richiesta del privato che ahimè è rimasta senza risposta per un po' di tempo. Noi questo lotto lo andiamo a proporre a 30.000 euro, sono 750 metri quadrati e quindi anche in questo caso una destinazione a trattativa privata. Poi abbiamo un diritto stradale denominato San Pietro, sito al confine col comune di Sorgà. Allora, in questo caso è una zona E2, una zona agricola esistente, sono, come vedete, 193 metri quadri, il valore sono 2.895 euro. In questo caso, giusto fare una precisazione, è un pezzetto di terra, praticamente confine tra Nogara e Sorgà. Siccome abbiamo dei problemi, praticamente anche il confine, diciamo, il proprietario della casa adiacente a questo piccolo lotto ha espresso la volontà di voler comprare sia da noi che dal comune di Sorgà e quindi per quella che concerne la nostra parte abbiamo deciso appunto di venderla e farà altrettanto il comune di Sorgà, così almeno ci sarà qualcuno che taglia queste piante che fino ad oggi, diciamo così, era rimasto abbastanza difficoltoso anche come manutenzione, era una vecchia strada praticamente questa che poi col tempo è diventato un fossato e diciamo una zona dove ci sono c'è una site, ecco, di collegamento. Poi abbiamo, in questo caso l'abbiamo discusso nell'ultimo consiglio, la famosa cabina dell'Ene, non so se vi ricordate, era uno degli ultimi punti. Ecco, questa qua è una coda, diciamo così, burocratica, dove dobbiamo appunto dare un valore di stima a questa cabina, che sono 7.200 euro, che poi verrà, come si diceva l'altra volta, verrà fatta quella partita di giro che abbiamo votato nel consiglio scorso. La rotizzazione è quella di Rafa 1. E poi abbiamo un'area verde, che è una zona F7, che è quella del, diciamo così, di via Gramsci. Praticamente questo è un vecchio progetto che praticamente dai tempi ancora dell'ingegnere Gastone Zanetti che si proponeva di fare un collegamento di strada con, praticamente con questa via e poi proseguiva anche verso l'ospedale. Era una variante che era stata pensata ancora tanti anni
purtroppo poi abbiamo anche le bozze che sono praticamente dirette a quella strada, e questo qua è praticamente tra l'abitazione di Figna, mi sembra che sia quella che va sulla strada, e il ponte è dall'altra parte. Praticamente è una strada che attualmente ha una forma strana, è un po' in mezzo al verde, c'è della ghiaia, passano spesso a piedi e in bicicletta. Ma ci può perdonare? Abbiamo una richiesta del privato, in questo caso due privati che abitano lì vicino, che di fatto si sono presi anche, cioè già in uso, diciamo, questo spunto di strada. Abbiamo fatto delle misurazioni e abbiamo visto comunque anche col parere dell'ANAS la possibilità di entrare comunque con la strada, di avere un accesso sulla strada per entrare. Questo qua non pregiudica affatto la costruzione della strada. Prego. Dai, il valore sono 35.000. Sì. Punto qua, Fabio. Sì. Più o meno. Se io abito lì, tu sai bene che abito lì, è un pezzo di verde, c'è anche la cittadinanza, ma questi privati che sarebbero interessati all'acquisto faranno una zona F? Sì. Praticamente già adesso, sì. Noi andiamo a vedere, visto che abiti lì, hanno anche fatto, non so se l'hanno levato ultimamente, praticamente. Beh, la strada lì che è tutta. Sì, però quello lì sarebbe il marciapiede, in teoria, e loro hanno preso dei paletti che è anche una striscia rossa. Cosa vuoi fare? Niente, li tengo giù. Com'è che c'è la droga? Per evitare che sia la gente che passa davanti. Allora qui passa l'accesso, allora non è che costruisce a casa. Preclude l'accesso a ciclone. No, perché se vuole se ne parla, cioè il concetto è questo. Rimanendo così le cose, come ho visto dagli anni 60 con le persone onesti, non è mai stato fatto questo pezzo di strada. Forse con la vendita di Cristo, forse riusciamo a fare uno sbocco sulla statale. Tentiamo di farlo. Rimane una strada di 18 metri. Di larghezza. Cioè, molto larga. C'è la strada di larga che devo erogare. Ma penso che gli interessi da due privati su questo pezzo di terra non siano. Per spostare il passaggio dei 4 metri, lo stanno già facendo, hanno già recettato di fatto. Vabbè, no, perché insomma mi sembra un po', non so, scusami che la bella zona verde. D'accordo. Auspico che la recettate. D'accordo. Magari nel fatto, sì. È dall'altra parte rispetto a quella zona. No, perché lì c'è già tantissima densità di esatto condomini e quindi sono. No, allora l'idea è questa qua. No, se io ripeto. Praticamente ti da lì, giusto, ti sei costretto attualmente con la macchina a tirare via, cos'era, via degli Alpini. Ma sì, che la strada porta fuori al mare. Però se te guardi bene, che delle iole anche in mezzo, giusto, dove adesso parcheggio le macchine, così che non viene usato. Sì, lì il parcheggio, dei negozi che vedi, che copo e la limita. Ma non sai che sia un parcheggio, quella lì era l'idea di una strada. Perché se non gli altri andiamo a figurare un attimo, un senso di marcia, è l'altro, se non praticamente la strada è l'occhio. Se non negli anni, aspetta un attimo, che dovrebbe essere venire ancora qua, dove che tra Lenin e cos'era quell'edificio, cosa che era? Sì, in parte della gelateria. Del tabacco. Parte della gelateria e del tabacco. Dove che è il capo della bozza, per intendere? Sì. Ho sentito che lo segui, che Lene, giusto dove era Lene una volta, che comunque è un'area fabbricabile adesso quella lì, e quell'altro capo al nome per il tabacco, ok? Sì. Lì in origine doveva sboccare adesso anche questa strada, se non che negli anni è stato anche il campo di bozze di traverso, quindi che andrebbe comunque a trovarsi in mezzo a questa ipotetica strada. Cioè adesso di strada che solamente quella lì davanti alla gelateria, quella davanti a insomma, sì. E che dopo una volta che era accesso per andare solamente via degli Alpini, avevamo pensato di dare uno sbocco sulla statale. Da lì, cioè che non bisogna solo scappare. Tutta quell'area lì è servizio, punto. Vabbè, ok. Se un domani che la possibilità si fa, anziché praticamente passando davanti al comune, che fanno delle scuole, sei costretto a fare il giro con le caselle,
fanno un pozzo perché si trovano in mezzo. Cavolo su. No, adesso non ho capito, dai, dai. Per quello la squadra no, però. Sei sicuro che l'idea è che potrebbe stare una squadra proprio larga, ma quelli i Rossini su c'è una richiesta informale del plesso. Avanti qua. C'è una richiesta informale del plesso scolastico, informale, di unificare le due scuole, cioè di eliminare la strada intermedia. Galileo quanto dire che. Sì, in questo momento non è l'ordine del giorno, ma potrebbe anche diventare l'ordine del giorno se riuscissimo a fare un pezzetto di strada ex enem in sostanza. Se ci fosse il collegamento verrebbe fuori. Sì, via. C'è cioè, per forza, no, il collegamento è no, dopo, sì, dopo il non c'è niente, arriva dritto. Ma c'è questa richiesta che non è sbagliata, nel senso di avere tutte e due le scuole in collegamento, perché ormai ci sono servizi in comune che li devono passare le strade o meno. In questo momento non è l'ordine del giorno. Però è un no, tanto la mia domanda non ha servizi, quello vuol dire. Bene. Se vuoi guarda che la fotografia dall'alto è un po'. No, però ho capito perché mi prende lei, secondo me è nella zona verde, capisci? La città, tutto lì. La zona verde non vorrebbe portarla lì, no. Se io stai in mezzo sì, lì. Adesso è là, cioè, mi conferma che è stato sul governo. Assolutamente. Perfetto. No. Sai che non ti devo dolce? No, dai, perfetto. Ah, il tuo partecipo. Destinazione d'uso, si può mettere la base di questo e terzo, quell'area che viene venduta, che rimarrà di proprietà di vari privati, di questi due privati, la chiuderanno o la metteranno a servizio della comunità? Diciamo che già adesso, appunto se passiamo anche adesso, insomma, noi abbiamo fatto un sopralluogo più volte. Praticamente che ha messo dei paletti con quella striscia rossa, penso che mettano i bidoni inutili, non lo so, credo. Cioè lì ha praticamente un cancelletto che dà sul palco. Quando tagliano l'erba per le varie vuole metterla lì. Allora, siccome non volevano togliersi questo uso di mettere fuori questi sacchetti del verde o vari, penso che rimangono per un servizio di questo genere, cioè non è mia vincolarsi alla proprietà arrivata a fine del muro, cioè non arriva avanti. Per questa superficie che è 780 metri quadri. Una precisazione, ho sentito che hai detto mettiamo per fare, però qua nei nostri documenti abbiamo già anche messo la destinazione futura e abbiamo fatto una variante solamente per quanto riguarda la casa del custode cimitero in cui abbiamo messo residenziale o commerciale, cioè chi ha comprato potrebbe ammesso che gli piace la produzione andare a restare a casa oppure vendere il cioè, sì, di loro. Sono che vendere, no, adesso. Però inizia l'attività. Venderà, non so, no, allora era per dire della colonna dove noi siamo identificati, vendiamo però l'unica variante è quella di destinazione. Sarebbe stata una valorizzazione. Quindi è giusto che anche per fare però anche con essere visto che, cioè con quel voto di questo consiglio. E già è per fare. E dopo un'altra cosa, si parlava prima allora che lì viene fatta questa strada probabilmente. Non voglio niente, rimane la ciclo pedonale, cioè viene messo. No, lo spazio, no, adesso sempre la spontanea che qua. Lo spazio è grande. È 18 metri lineari, è la strada più grande di Nogara. Potremmo fare il ciclabile pedonale. Percorsi, perché sta tutto lì, non è nessun problema. In questo momento non è all'ordine del giorno. L'alienazione di quel pezzetto lì è anche una perdita relativa per il patrimonio comunale perché non
condomini che stanno lì attorno sono a favore di questa cosa qua oppure no? No, che è un altro pezzo che è del centro del condominio, però penso sia casa popolare, un po' non penso che interessa, se no è un altro pezzetto avanti. Però non abbiamo avuto nessuna richiesta, non credo che arriverà. Quindi solo la richiesta di questi due? Tre. Sì, ma due, quelle lì abbiamo preso un esame. Si può sapere di solo, possiamo? Sì, sì, ma gli altri tre lì. Previgieri e... E le case, allora, facendo no, la mia, i muri del confine di queste due ville, dopo di quelle lì, che sarebbe un altro pezzo che potremmo anche mettere in vendita, perché non strategico, appunto, che l'hai detto, che però anche il marciapiede del condominio che è di a fianco, quindi non penso che sia un interesse da parte del condominio, però. No, ecco, l'importante è che non venga cambiata la... No, no, la destinazione è già... Cioè, quello che andiamo a trovare non ha questo. Vorrei se ne trovare un consiglio o comunque metterlo per una variante, ma non abbiamo avuto richiesta in tal senso, quindi rimane così. Sì, la magazzina che accetta l'ex abitazione no, del custode cimitero, volevo chiederti la destinazione di uso, ma hai già risposto a questa sì. Residenziale e o commerciale. Quindi uno praticamente potrebbe fare la residenza, penso che sia un po' difficile. Cioè può scegliere... Perché mi dà la bomba, la devo condurre, Comunque, io non potrei